Ma io credo che sia necessario riaprire un dialogo, riaprire un percorso, mettere ad un tavolo la regione, i sindaci dei comuni interessati, ovviamente perché gli amministratori a quel tavolo devono esserci, e a mio avviso anche le realtà del nostro territorio, penso alle realtà della Valdera che si occupano di rifiuti, di smaltimento di rifiuti, perché hanno la competenza e hanno la capacità anche di aiutarci a trovare una soluzione. Io credo che la gestione di questo problema, di questa discarica, debba essere pubblica. Io credo che questo possa essere un percorso che vada seguito, perché a mio avviso il pubblico può dare molta più sicurezza alle cittadine e ai cittadini. Io sono qui come consigliera regionale del territorio per ascoltare quelle che sono le richieste della cittadinanza, per essere al fianco degli amministratori. Io credo però che non si possa solamente dire di fermare quell'atto, ma si debba anche provare a mettere sul piatto una soluzione diversa, una soluzione alternativa a quella che finora è stata proposta, e torno a ripetere, a mio avviso deve esserci una gestione pubblica di questa vicenda. Io credo che si debba provare a chiedere questo e a metterci tutti insieme e riaprire un dialogo. Io credo che questa sia la strada e questo è anche il motivo della mia presenza qui oggi.